Buongiorno bambini, benvenuti in questa nuova lezione di geografia sulla collina. Allora, adesso ascoltate questa lezione, poi da soli leggete pagina 227 del libro blu. Allora, iniziamo. Oggi vedremo le attività che l'uomo svolge in collina e la vita dell'uomo in collina. Iniziamo. Per prima cosa, ripassiamo un pochino quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Vi ricordate cos'è una collina? Abbiamo detto che la collina è un rilievo che ha un'altezza che non supera i 600 metri di altitudine, che abbiamo detto significa altezza sul livello del mare, che corrisponde al livello zero. La collina ha cime arrotondate e versanti dolci, quindi molto meno ripidi di quelli delle montagne. Ma fin dall'antichità l'uomo ha scelto le colline come luogo in cui vivere e quindi ha costruito i propri villaggi proprio sulle colline, di solito sulle cime delle colline. Ma perché proprio sulle colline? Andiamo ora a vederlo. I motivi principali sono tre. Il primo motivo è per la possibilità di difendersi dai nemici. Infatti, costruendo il proprio villaggio in alto, quindi sulla cima della collina, gli uomini riuscivano a controllare le valli e le pianure. Quindi, se arrivavano dei nemici, gli abitanti del villaggio potevano difendersi meglio perché erano già pronti ad attaccare. E il secondo motivo, invece, è per la fertilità del terreno. Infatti, nelle pianure spesso c'erano delle paludi, cioè delle zone con molta acqua ferma che l'uomo non riusciva a coltivare. E quindi l'uomo si stanzia sulle colline proprio per la fertilità del terreno. Il terzo motivo è quello del clima, perché il clima in collina è mite e quindi significa che non è né troppo caldo né troppo freddo e quindi è adatto per la vita dell'uomo. Clima in montagna è molto freddo, in collina invece è mite. Significa che non fa né troppo caldo né troppo freddo e quindi l'uomo riesce a vivere meglio. È per questo quindi che l'uomo si è stanziato soprattutto nelle colline. Andiamo ora a vedere le risorse della collina. L'attività che è più sviluppata è sicuramente quella dell'agricoltura. Una delle piante più diffuse in collina è la vite, che soprattutto viene coltivata nei versanti più soleggiati. L'uva viene utilizzata dall'uomo sia per essere mangiata, ma anche per produrre dei vini. Sui versanti si coltivano anche gli ulivi, le olive di solito si raccolgono in autunno e a che cosa servono? Sono utilizzate per l'alimentazione, ma anche per produrre l'olio. Infine, troviamo la coltivazione di alberi da frutto, soprattutto meli. Nelle zone meno ripide, però, si trovano anche ortaggi, ma anche cereali come il grano, l'orzo e l'avena. Dobbiamo ricordare, però, che non sempre è facile coltivare i versanti delle colline, perché a volte possono essere un po' più ripidi. Se sono più ripidi, però,
avevamo già detto l'altra volta, ma questa volta lo ripetiamo perché proprio parliamo dell'agricoltura. L'uomo costruisce i terrazzamenti. Che sono i terrazzamenti? Abbiamo detto che sono dei grandi gradini, dei grandi terrazzi che vengono sostenuti da dei muretti di pietra. In questo modo è più facile coltivare, ma impediscono anche al terreno di franare. Non sempre però l'attività dell'uomo è positiva. Infatti, nel corso del tempo, l'aspetto delle colline è stato molto modificato dall'attività dell'uomo, qualche volta creando dei danni ambientali. Un esempio è il disboscamento. Vedete l'immagine? Non ci sono quasi più gli alberi. Infatti, il disboscamento è proprio quel processo di abbattimento degli alberi, che significa che l'uomo, per poter soddisfare le proprie esigenze, quindi per avere spesso più terreno su cui coltivare, taglia eccessivamente gli alberi. Un'altra risorsa della collina è l'allevamento. Quali sono gli animali che vengono allevati di più? Sono gli animali da cortile, quindi per esempio polli e conigli, ma anche i bovini, cioè le mucche, i suini, cioè i maiali, e gli ovini, cioè capre e pecore. In collina però vivono anche molti animali liberi, come ad esempio il cinghiale, lo scoiattolo, il tasso, la volpe e anche la lepre. Importantissima come nuova risorsa nella collina è il turismo. In particolare, molte fattorie si sono trasformate, in agriturismi, che sono delle case che ospitano i turisti che vogliono trascorrere una vacanza a contatto con la natura, ma che dà anche la possibilità ai turisti di assaggiare dei prodotti locali, degli alimenti che vengono prodotti proprio in queste aziende agricole, in queste fattorie. È tutto chiaro? Per oggi la lezione finisce qui. Ora leggi da solo pagina 227 del libro blu e completa il vero falso. Poi ho preparato per te questa mappa riassuntiva. Questa mappa è molto importante perché ti aiuta a ricordare meglio. Quindi io te la metto in allegato. Tu puoi stamparla ed incollarla sul quaderno oppure ricopiarla. Se la ricopi però, ti do un consiglio. Gira il quaderno e metti la pagina in orizzontale, perché altrimenti non ti entra. Ora, buon lavoro, vi mando un abbraccio. Alla prossima lezione. Ciao ciao!